Vi presenterò un'arte mistica, antichissima, che può essere quasi pura magia. L'arte del panino. Benvenuti, Danilo il panino. So food porn. Allora, bentornati con le ricette di Nino, un'altra rivisitazione, la seconda, di un hamburger classico, anzi, faremo proprio un hamburger classico. E niente, siamo alla seconda puntata di Danino il panino. Padella rovente, sempre. L'hamburger è molto fine. Mamma mia che rumore, mamma mia poesia per le mie orecchie. Allora, la rivisitazione consiste nel mettere lo stracchino al posto del cheddar alla base. Infatti qua ho aperto il stracchino. Qua gli hamburger li ho salati e pepati con pepe rosa, scusate, con pepe verde, come potete notare qua. Una leggera crosticina, ovviamente cerco di farli più crudi possibile. Poi dopo metteremo l'hamburger. No. E due pezzi di pomodoro, un po' di insalata, maionese sopra e poi li mettiamo dentro alla stagnola su consiglio di Vincenzo Falcone di Golocious e Delicious. Andate a trovarlo perché fa delle cose pazzesche. Abbiamo tutti gli ingredienti qua, proviamo a assemblarne uno. Scusatemi se le riprese non verranno perfette, ma sono completamente da solo. Allora, una fettina di pomodoro lì, un po' grossa questa ho fatto. Questo è un po' più piccolo, giusto per dare un po' di crunch, un po' di insalatina, perfetto, maionese sopra, poi mettiamolo anche l'altro. Devo metterci anche un ovetto, si può mettere un po' di cipolla, ognuno. La bellezza dell'hamburger, soprattutto qua in Italia, che la qualità dei prodotti è altissima e possiamo permetterci veramente di sbizzarrirci, soprattutto io avrei aggiunto magari se ce l'avessi avuta,
della cipolla di Tropea cruda, che è veramente buona, ottima. Poi si possono aggiungere varie salse, io preferisco assolutamente la maionese, non ho abbondato perché non è facile fare il video mentre si cucina. Ok, bellissimo, guarda che capolavoro. Allora qua il panino lo stacchiamo, perfetto. Ok. Oppure si poteva mettere dell'uovo al tegamino, fatto al tegamino ovviamente con il tuorlo ancora crudo. La pancetta, adesso avevo questo. Mamma mia, che capolavoro. Poi ci vedremo lo spacco e l'assaggio. Prima però mettiamo un attimo a sciogliere il tutto, a riscaldare leggermente il panino, il bun. Questo grazie al calore della carne, in teoria con l'esempio in un cheeseburger il cheddar si scioglie, il pane si ammorbidisce, prende i succhi della verdura e della carne. Questo è un consiglio quando fate i vostri bun, i vostri hamburger. Qualche secondo nel microonde per scaldare ulteriormente e poi ci saremo per l'assaggio e lo spacco. Molto contento del un classico rivisitato all'italiana, Danino il panino. Scartiamo il panino insieme. Che bello, mi piace proprio fare queste cose, spero di riuscire a mettere alla fine tutti questi video insieme. Adesso poi scaldo e faccio anche l'altro, ovvio anche se sono solo. Sarebbe stato top anche una leggera tostata al pane fuori, ma non avevo voglia di sporcare visto che sono a casa da solo. Poi devo pulire a mano che la lavastoviglie non funziona. Mamma mia. Mamma mia che goduria. Il secondo che ho fatto mi è venuto un po' meglio perché l'ho anche tostato, però buonissimo lo stesso. Come sempre, allora, cucchiaio di maionese alla base. Lo sopra non mi cambia niente. Allora, hamburger di scottona piemontese con un po' di provola affumicata. Ok. Facciamone uno, no, poi questo si è rotto. Là, bellino. Poi abbiamo un po' di pomodoro fresco, buono. Ok, poi vediamo l'insalata. Perfetto. Ovetto. Di mortazza, poi il nostro capolavoro. Qua. Ah, questo aspetta, non si può che stacchi questo o l'altro. Taglia, taglia, taglia. Vedi questo? Sì. Distruggo sempre tutti. Adesso qua prendiamo un po' di tuorlo. Ah, esagerato. Giriamo Esagerato, ragazzi. Buon appetito, Danilo il panino.